chiuso l'altra tappa del tour Brianza Civitavecchia. È la quarta tappa, quinta, sai che non? Quinta tappa. Abbiamo lasciato Poggi Bonsi, siamo in direzione Chiusdino, che è un altro paesino in provincia di Siena. Vediamo se ci sarà qualcosa da vedere, qualcosa di bello da vedere, qualcosa di interessante. Altrimenti prendiamo baracche e burattini e ce ne im. E cambiamo. E cambiamo. Siamo riusciti a fare la lavatrice a Poggi Bonsi, visto che c'era un self-service. Abbiamo approfittato, abbiamo fatto anche quella, almeno per una settimana siamo a posto. Abbiamo camminato oggi, ragazzi, abbiamo camminato tantissimo. E ormai da quando siamo partiti, insomma, le nostre camminate le facciamo. I nostri 8-10 km al giorno ce li facciamo. Eh sì. Un po' la passeggiata di stamattina, un po' nel pomeriggio a cercare la lavanderia avanti e indietro e alla fine è tutto moto. Eccoci qua, seguiamo per Abbazia di San Galgano, saliamo. Un minuto dovremmo arrivare all'aria sosta. Aspetta, amore, 80 metri a sinistra, 60 metri a sinistra qua. E no, ma non si può entrare. Ma si può niente. Bassa per i canta, sì, giusto. Mi sembra di aver letto così. Sono le indicazioni, giusto. Sì, ma è una zona bella aperta, quindi anche bella soleggiata, giusto amore? Sì, domani dovremo prendere un sacco di sole. Vedete, c'è la direzione camper e macchine. Camper, guarda, c'è scritto bus qua, però non lo so, in basso. Andiamo qua. Siamo qua da soli, ragazzi. Yes, ci sono le famose colonnine che dicevano, però sono tutte guaste. Vediamo. Della corrente? Sì. A meno che l'abbiano ripristinate, ma l'ultimo commento su Park Fortnite era tipo di un mese fa. Adesso scendiamo e vediamo. Va. Allora, pensa che bello qua. C'è la colonnina della corrente. E sotto fianco c'è il rubinetto dell'acqua. Oh, sono dei geni, eh? Sì, Dove ci mettiamo, amore mio? Dove Felicini! Ci mettiamo? Dove ci mettiamo? Scegli tu, sto coso qua. Siamo gli unici in tutta l'area, sia sotto dove ci sono i camper, sotto vi sono le macchine, dove ci dovrebbero essere le macchine. Ci sono tanti bidoni della spazzatura, questa è una cosa positivissima. Ci sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bidoni ci sono, a voglia. Comunque l'aria è veramente bellissima. Sapete una cosa, Felicini, sono un po' incazzato perché guardate, ci sono 3 colonnine. 1, 2 lì in fondo e 3, tutte e 3 rotte. Sono state le 3 vandalizzate, quindi rotte, guaste. 1, 2, 3 e 4. 4 per 3 sono 12. 12 possibilità, 12 camper che si potevano attaccare alla colonnina della corrente. Invece tutto vandalizzato. Quindi questa è la civiltà delle persone. E vabbè. Andiamo a riposarci. Facciamo una bella cenetta e ci vediamo domani. Ciao Felicini. Felicini, buongiorno! Nuovo giorno e nuovo posto da visitare. Saliamo per visitare l'abbazia di San Galgano. Abbiamo dormito come stanotte? Abbiamo dormito benissimo, non abbiamo sentito una mosca volare. E si sta benissimo. Si sta benissimo, c'è un'aria bellissima. Quando io ho cercato su Park Fortnite un'aria sosta, ho trovato questa di Chiusdino, ma il nome Chiusdino non mi diceva nulla. Poi quando siamo arrivati, ho cercato un po' di informazioni su internet che parlava della spada nella roccia, di questa abbazia di San Galgano, ho detto, oh mio Dio, ma noi ci siamo già stati 15 anni fa. Vabbè, quindi ci ritorniamo.
ci rinfreschiamo la memoria. Che due che siamo, mamma mia. Abbiamo la memoria di un criceto, anzi forse in due non riusciamo a fare la memoria di un criceto. Infatti appena siamo arrivati qui camminando, vedendo l'abbazia in fondo, mi è tornato tutta la mente. E vabbè. Vabbè. Felicini, ci stiamo avvicinando all'abbazia in tutta la sua integrezza, per modo di dire, perché comunque non è completa, manca il tetto, perché alla fine del Settecento, a seguito di un fulmine che colpì il campanile, fece crollare quindi tutto il tetto, quindi i monaci a quel tempo decisero di lasciare l'abbazia in quello stato, cioè quindi senza tetto, e di trasformarla, quindi sconsacrarla e trasformarla in una stalla. Intero costa 5 euro, il biglietto ridotto 4 euro, il biglietto famiglia, due genitori, due figli 15 euro. Dato che noi siamo per la libera visita, mi spiace Felicini, ma non possiamo pagare 10 euro ogni volta, non possiamo sicuramente permetterci di pagare 10 euro ogni volta che vogliamo visitare qualcosa. Esatto, anche quindi, perché sta vegliata fuori. Boh, non lo so, non riesco a capire il senso. Amici, qui si buffa, siamo al 12% di pendenza, amore? Sì. Stai buffando? Ho la lingua fuori. Stiamo salendo alla cappella di Galgano. E quello è il nostro Sharky. Ecco, per le persone che non hanno voglia di camminare, in alto c'è un parcheggio, quindi si può arrivare con il mezzo. Siamo arrivati. Vediamo se anche qua si alla paga. Cappella. Perché ragazzi, aspetta. Parla tu perché io ho il fiatone. Vai, vai, parla, parla. Ragazzi. No, dicevo, ragazzi, noi non è che siamo in giro a fare turisti, capito? E quindi, che ne so, ci facciamo quelle due ci possiamo permettere all'anno, esatto, ci possiamo permettere tutti di i giorni. Pagare i biglietti, d'ingresso, eccetera. Due, tre biglietti. Esatto, quindi noi viaggiando sempre, ovviamente sforeremo il budget. E allora decidiamo ogni volta quando è il caso o quando no di pagare l'ingresso. In questo non è il caso perché c'eravamo già stati tra le altre cose e quindi niente, abbiamo saltato volentieri il pagamento del ticket. Scusate il fiatone. Questo è l'ingresso della cappella dove all'interno giace la spada nella roccia. Si narra che San Galgano giunse a Chiusdino il giorno di Natale del 1180 e una volta raggiunta l'area di Montesiepi infisse la sua spada nella roccia. Il gesto aveva lo scopo di seppellire il proprio passato da cavaliere per iniziare una nuova vita da eremita. Siamo tornati dal nostro Sharky, che ringraziamo tutti i giorni. E grazie a lui possiamo visitare tutto ciò di bello che la natura ha da offrirci.